Allora, sono tornate le interviste, intervista video al vicepresidente Federico Moffa e al presidente Giorgio Coviello. Allora, la prima domanda che voglio fare, diciamo, questa è un'intervista intermezzo, no? Quindi tra la vecchia stagione e la nuova stagione si sta affacciando alle porte. La prima domanda che voglio fare, e la faccio a entrambi, è com'è andata la scorsa stagione e in particolare poi Federico magari fa un focus anche sulla comunicazione, com'è andata l'anno scorso. Quindi iniziamo dal presidente che ci racconta un po' la scorsa stagione com'è La andata. stagione è andata molto, secondo me molto bene, perché siamo arrivati terzi, calcolando che veniamo dalla promozione di 2 anni fa, quindi abbiamo fatto un bel passo. Volevamo andare in Serie D, ma ci siamo riusciti. Quest'anno faremo, prima di tutto, voglio dichiarare, cioè, voglio confermare che saremo in eccellenza anche il prossimo anno, no? Assolutamente. E quindi stiamo facendo una squadra ancora più forte per poi vincere il campionato e ci speriamo. Poi Federico è un po' più sul tecnico, dici qualcosa? No, sicuramente come diceva il presidente, sono stati fatti dei passi enormi in avanti, perché comunque come diceva giustamente il presidente, abbiamo rilevato questa società che veniva da un campione di promozione, portandola subito a partecipare a un campionato di eccellenza. Siamo riusciti a salvare la categoria l'anno scorso vincendo un playout, quest'anno, cioè a stagione terminata, è stato fatto un grandissimo passo avanti perché siamo ritrovati dal giocare un playout a chiudere un campionato in terza posizione. Ovviamente speravamo di più, però insomma è stato un ottimo campionato a mio avviso. E come diceva il presidente, stiamo cercando di rinforzare ancora di più la squadra per cercare di vincere sul campo questa categoria. Allora, un'altra domanda che voglio fare ora guarda al futuro. Abbiamo parlato del passato e mi sembra più che sano parlare del futuro, avendo confermato comunque l'eccellenza, quindi diciamo che l'obiettivo principale di quest'anno, dopo le 3 stagioni, come era stata fatta poi la prima intervista che abbiamo fatto tutti insieme, quindi 3 anni e riuscire ad andare in Serie D, quindi quest'anno, Presidente, è il momento esatto per andare in Serie D? Ma io penso di sì, perché abbiamo più esperienza, abbiamo una base di squadra che abbiamo rinforzato sicuramente per migliorare il campionato. Io penso o primo o secondo dobbiamo arrivare per forza, quindi quest'anno non ci sono scuse. Sì, beh, giustamente come dice il presidente, è anche giusto in un percorso di crescita poi arrivare a un punto e cercare, no, di fare quel salto di qualità. È sempre difficile vincere i campionati, questo bisogna essere chiari. Però diciamo che noi il presidente ce la mette tutta tutti gli anni, quindi bisogna solo che ringraziare Giorgio affinché noi tutti gli anni abbiamo la possibilità di poter lavorare in una maniera, insomma, importante. Allora, oggi è il 7 di giugno e io voglio sapere cosa sta facendo la dirigenza del Colleferro in questo momento, quali sono state le mosse che già sono state fatte, se c'è qualche novità già che magari abbiamo, e poi voglio parlare in particolare con Federico riguardo la storia del nuovo logo che ci sarà, quindi una nuova identità del Colleferro. Cosa stiamo facendo già in questo periodo? Questo è il logo, quindi bello a te il logo, perché Allora, tecnico, tecnico. partiamo innanzitutto dalle novità che ci sono state in questi giorni, quindi da qualche settimana abbiamo rinforzato l'organico dirigenziale con l'entrata del nuovo direttore sportivo che è Alessio Bianchi, coadiuvato ovviamente da Pino Di Cori che sarà il direttore tecnico della squadra. Ovviamente loro sono quelli che stanno, diciamo, allestendo la squadra che verrà. Ovviamente, come tutti sapete, fino al 1° luglio, data per l'inizio diciamo delle cosiddette firme sui nuovi contratti, ci sono solamente ovviamente delle strette di mano, quindi non è il caso magari di dire con quale persone già abbiamo parlato, perché come tutti sapete, se una scuola deve programmare, non comincia a fare ad aprile, maggio, non lo fa a luglio. Noi abbiamo delle idee abbastanza chiare, quindi insomma aspettiamo il 1° luglio per far conoscere a tutti quale sarà la squadra che verrà.
Allora, poi un'altra domanda, anche l'ultima. Il logo volevo sapere, però volevo sapere anche degli abbonamenti, visto che abbiamo già iniziato a pubblicizzare, se lo vuoi di te. Sì, allora, per quanto riguarda gli abbonamenti, quest'anno, per venire ancora un po' più incontro a quelle che sono le esigenze degli abbonati, dei tesserati, dei tifosi, abbiamo abbassato l'abbonamento, diciamo, annuale. E costerà 60 euro. Abbiamo anche, diciamo, su Colleferro individuato dei piccoli punti dove poter ovviamente comprare questo abbonamento, che poi penso già siano usciti su Facebook, su tutti i nostri canali social. Uscirà poi a giorni anche ulteriori informazioni. Abbiamo deciso di creare un ingresso gratuito per tutti i tesserati under 20 del Colleferro, quindi questa penso sia una cosa abbastanza importante. E nulla che dire, noi ce la stiamo mettendo tutta, Giorgio ce la sta mettendo tutta. Poi abbiamo anche parlato del settore giovanile, no? Assolutamente. Allora dai. Settore giovanile che, come tutti sapete, adesso ovviamente è finito, sono finiti i campionati, c'è la squadra dell'Under 15 Elite che sta disputando il torneo Beppe Viola, giocherà il 9 di giugno, la terza partita del girone. C'è stata l'Under 18 che ha fatto un ottimo torneo in Coppa, arrivando fino in semifinale, se non erro. E ci siamo tolte tantissime soddisfazioni, a cominciare dalla Juniores Elite che avevamo allestito, grazie sempre anche qui a Luca Di Placido, che è il nostro responsabile del settore giovanile, una squadra che non, inizialmente, diciamo, doveva essere una squadra, visto che era il primo anno di Juniores Elite, che doveva, diciamo, un po' salvare la categoria. Invece poi ci hanno fatto sognare questi ragazzi fino alle ultime partite, veramente, cioè, bastavano quei 4-5 punti in più per andarci a giocare anche un playoff in Juniores Elite. Le agonistiche vanno tutte bene, i ragazzi sono di qualità, abbiamo degli ottimi istruttori, degli ottimi allenatori, ma questo anche il perché... campo nuovo, il campo nuovo, che sì, esatto, ieri possiamo dare notizia che ieri abbiamo consegnato le chiavi dell'impianto di via Berni, quindi l'Andrea Caselini, al comune di Colleferro, per l'inizio dei lavori per il nuovo manto, e ci hanno assicurato che per la fine di agosto termineranno i lavori, in modo tale che a iniziare subito dalla prima partita di campionato potremmo avere il nostro impianto con il nuovo manto erboso. Cosa vi augurate per... Non abbiamo parlato del logo, però. Non abbiamo ancora parlato del logo. Qui stai rimandando. No, non sto rimandando, assolutamente. Allora, no, ti voglio fare un'altra domanda, visto che tu hai condotto con me Tribuna Rossonera. Ma Tribuna Rossonera torna. Adesso sentiamo Giorgio su questo. Cosa ne pensi di Tribuna Rossonera, Giorgio? Quanto costa? Bisogna chiedere a Pera. Che lo dici a me? No, allora, veramente, parliamo del logo, perché è un progetto importante che stiamo portando avanti. C'era già questo pensiero un paio di anni fa, l'abbiamo rimandato, diciamo, a momenti più sereni. Questo è un momento abbastanza sereno in cui siamo, quindi abbiamo deciso questo cambio di identità. E quindi come ti senti? Allora, sicuramente è una novità, no? È una novità anche per noi. Perché? Prima di tutto bisogna spiegare il perché è stato fatto questo. È stato fatto questo perché dopo 20 anni, secondo me, andava un po' ringiovanita quella che è l'identità del Colleferro Calcio, anche in prospettiva di quel lavoro che il presidente sta portando avanti da 2 anni a questa parte. Nuova identità non significa... diciamo mettere da parte tutto quello che c'è stato fino ad oggi, no, ma significa rinforzare ancora di più quello che è il concetto proprio del Colleferro Calcio. E, ovviamente la novità, essendo una novità, può piacere nei primi momenti o può anche non piacere. L'importanza che bisogna capire è che in questo momento anche il calcio dilettantistico, perché molte volte si sofferma a parlare del calcio professionistico, ma anche il calcio dilettantistico ha bisogno di marketing, ha bisogno di comunicazione, e questo è diventato importante e imprescindibile per una società di calcio. E noi pensiamo che questo possa darci ancor più sbocchi a livello, diciamo, di sponsorizzazioni, di avvicinamento nel nostro mondo del calcio colleferrino,
E quindi questa è un'idea, dobbiamo ancora ovviamente vagliare, come tu ben sai, le varie proposte che ci faranno, ci metteranno, insomma, domani ci faranno vedere qualcosa in più, ne sapremo qualcosa in più, però ecco, voglio dire a tutti i tifosi che non devono vedere questa come una, diciamo, questo fatto di creare un nuovo logo come un qualcosa, di cancellare tutto quello che è venuto, che c'è stato precedentemente, assolutamente no, è un rafforzare ancora di più quelle che sono i nostri sentimenti a livello di Colleferro Calcio. Giorgio, vuoi fare una battuta? No, io, questa è una cosa che ci sta pensando Federico, io sono d'accordo, tutto per cambiamento. Cambiare anche i colori, no? No. Vogliamo, se vogliamo litigare con Colleferro, io non me la sento. Vorrei dire una cosa, sabato dove stiamo? Sabato, che... sabato, sì, sabato c'è un evento importante dove parteciperemo, saremo al carcere di Frosinone per aiutare, diciamo, a sostenere anche, diciamo, anche tutto quella parte di mondo che è esattamente, che magari è poco conosciuta e più, però siamo lì con ovviamente un nostro un contributo che abbiamo dato al carcere per quanto riguarda, abbiamo dato materiale sportivo proprio per essere, insomma, anche lì per far capire che il Colleferro anche sul sociale, insomma, c'è sempre un aiuto alla società sommersa, come si suol dire, no? Perché ovviamente vengono sempre reiettati, no? Alla fine. Ok, allora, tante novità, abbiamo parlato del logo, abbiamo parlato di, insomma, molte cose in arrivo, giocatori che già state sentendo, che ovviamente potremo dare notizia dal 1 luglio. E ora, un vostro opinione personale su l'anno prossimo, che tipo di stagione è? La primo posto. Quindi obiettivo nitido, primo, chiaro. Primo posto. Sì, sì. Poi se a gennaio siamo secondi, interveniremo con acquisti nuovi per arrivare ai primi. Quest'anno dobbiamo fare i primi, per forza. Allora, io mi auguro che sia stata abbastanza una chiusa abbastanza importante. E quindi noi ci vediamo più avanti poi nel tempo, perché ovviamente mo abbiamo parlato del logo nuovo, vorrei ricordare che ovviamente il logo nuovo verrà presentato poi in sede, in un evento ufficiale, quindi poi vi aggiorneremo sempre tramite social. E col... parleremo anche di ritiro, no? Sicuramente, sì, sicuramente sappiamo già quando inizieremo quello, sicuramente. Ah, ok, quando? Che lo dite anche a me con l'occasione. Inizieremo il 28 di luglio. Inizieremo il 28 di luglio con un paio di giorni dove faremo dei test fisici. Poi tanto sicuramente in un'intervista che farai al nostro mister Scaricamazza sicuramente ti dirà molto di più. E poi partiremo in ritiro il 1 di agosto. Stiamo ancora vagliando alcune situazioni per capire dove potremmo andare, insomma, ecco. Molto bene. Allora, io con l'occasione vi saluto e ovviamente raccomando ai nostri tifosi rossoneri di rimanere aggiornati tramite le nostre pagine social, Facebook, Instagram e tante varie che ce ne abbiamo, e TikTok. Al momento è fermo, però ovviamente perché ho finito i campionati. E quindi vi diamo appuntamento alla prossima intervista, senza però scordare che ovviamente siccome le novità in questo periodo sono tante, perché quando si inizia una stagione, di rimanere soprattutto in contatto con Facebook e Instagram. Quindi vi salutano il nostro presidente e il nostro vicepresidente, e alla prossima. Grazie.